Siete pronti per New York, baby? Andiamo! Mamma mia, New York. Allora, io ve lo devo dire, cioè, voi avete tutti quanti visto i film americani, quindi lo sapete già com'è New York, ma quando arrivate qua fate cazzo, sto a New York, sto dentro uno di quei film che ho sempre visto come funziona ed è così, è uguale. Ci stanno le strade quelle giganti con tutte quante i palazzoni, questo è qua. E tra l'altro la mattina fa freschetto come a Roma, quindi non so che dire. Mo la tappa principale per adesso è trovare un bar, che qua non esistono, quindi un posto dove poter fare colazione. Inoltre, piccola chicca soltanto per voi, ieri sono andato al McDonald's perché è la cosa più vicina che c'era da mangiare. Gli chiedo i menù, ma i menù non esistono qua in America. Quindi non so se come, non so per quale motivo ho preso 6 McChicken che non so come quelli che c'è a Roma, no. Sono una merda. Sono veramente una merda. Sembrano? Innanzitutto sono tutti mosci. Però, vabbè. Comunque sia. Non erano così gustosi come ho dovuto pensare. E infatti l'obiettivo di oggi, oltre a... Grazie. L'obiettivo di oggi, oltre a trovare qualche tipo di negozio della mitica T-Mobile che vende le sim prepagate, è anche quello di trovare un po' di paninari ignoranti stile America. Allora, ci siamo fermati a una specie di caffè che stava qua, dove fanno il caffè come lo fanno in Italia. E vicino c'è sto posto che sembra una specie di... non lo so... la succursale di Hogwarts, a quanto pare. Mo' faccio vedere. E più o meno è questa qua. Adesso la telecamera non rende bene l'idea. E io mi volevo prendere un tè. Mi sono preso questo coso qua, che è rosso. E il gusto è buono. Non riesco a capire il gusto. Non so a che gusto che conoscete potete associarlo, però è buono. Allora, piccola correzione. Quel coso rosso che mi sono preso c'aveva. Non c'aveva un gusto. Cioè, era tutta un'impressione mia che so io che gli volevo associare un gusto. Però adesso. Cappuccino. Fa schifo. È calda, è caldissima. Almeno quella di Roma è fresca. Vabbè che ci cambiano i topi dentro, però è fresca, cazzo. Ok, scusatemi l'ignoranza, però se sono a New York e non mi invio un hot dog, sei un coglione. Vediamo com'è. $2. Oh. È pure piccante, però è buono. Vediamo un po', va. Ma chiediamo. Ci rivediamo. Questo è soltanto uno spuntino prima del panino ignorante. Mi taglio con poco. Torno a camminare. Allora, abbiamo trovato un ottimo alimentare che ci ha dato pure il posto a sedere. Il panino si vede? E questo è il panino che mi ha fatto. È proprio grosso. Lo guardate, lo vedete bene, questo c'è proprio scritto sopra America.
a proprio buono. Si vede bene? Mamma mia, che spettacolo. Ok, punto raggiunto, ponte di Brooklyn, sto all'inizio, ci vediamo alla fine, dall'altra parte. Ok. Stiamo salendo. Ok. C'è stato tutto il parecchio. Altezza. 200, 300. Ah, le orecchie. Wait, is this really what we're seeing? No. Yeah. No. Okay. Tra un po'. Sì, tra un po' si tolgono gli schermi e vediamo fuori. No, because of the years. Guarda, si vede anche no. No, ma tu dici, guarda, gira che no. Sì, no, sto. Welcome to One World Observatory. Mamma mia. Thank you for visiting One World Observatory. Ho fatto una frenata da Madonna. Frank. Okay. Bye. Goodbye. E adesso andiamo fuori, dalla sopra si vedeva tutto, si vedeva tutto, la parte ovviamente non ve l'ho caricata perché se ci volete venire, almeno c'è tutto da vedere, però è veramente veramente figo, sono foto fatte praticamente ovunque. Allora, finalmente siamo riusciti a trovare uno dei miei posti in cui poter fare la sim americana, quindi l'abbiamo fatta e adesso abbiamo finalmente internet e possiamo muoverci molto meglio per New York, oltre al fatto che con 6 giga di internet gratis che abbiamo praticamente, perché cioè gratis il cazzo, l'abbiamo pagati, però con 6 giga di internet possiamo anche giocare a Pokémon Go, quindi oltre a utilizzarli per Google Maps e per le varie altre ricerche li utilizzeremo anche per Pokémon Go. Adesso io sono entrato, ci sono tutti i Pokéstop nuovi, Ride Draikou e tutte altre cose. Wow, c'è una fumara incredibile, io non so se così qua che cosa servono, ma esce un sacco di fumo. Comunque sia, ho aperto Pokémon Go, siccome mi ero risparmiato apposta per questo viaggio tutte le monete, sto per comprare, la mia borsa è piena quindi non posso neanche comprare. Ok, svuoto la borsa e quello che andrò a fare è con il negozio, siccome ho 1812 monete risparmiate e il pacco ultra costa 1480 monete, mi vado subito a comprare il pacco ultra. Adesso farò tutto quanto il tutto e poi svuoterò la borsa e... Allora,